Allora, siamo quindi al secondo appuntamento della mattinata, quello con Liliana Lentricchia, che è edicolante a Roma. Apriamo con lei quindi il giro degli appuntamenti con il Sinagi di Roma. Oggi è lunedì, ne avremo altri martedì, mercoledì e giovedì, e poi venerdì sarà qui in studio Enrico Iannelli. Qui in studio perché noi proprio siamo a fianco all'appartamento che ospita il Sinagi di Roma. Anche questo colloquio è stato registrato, ahimè, per problemi tecnici. Avremmo voluto mandarlo in diretta anche perché, come dire, Liliana ha una naturale carica di simpatia che è meglio ascoltare in diretta. Ma insomma, cercheremo di renderla al meglio anche Grazie. attraverso questo podcast registrato. Allora, Liliana, innanzitutto buongiorno. Buongiorno, grazie per i Dunque, complimenti. Fai i complimenti alla radio? No, Ah grazie no, per i i complimenti complimenti che te. che mi hai fatto tu, sì. E vabbè, i Ebbene. complimenti alla radio, quelli sono scontati, anche se ovviamente te li faccio perché ci vuole pazienza e dedizione. Grazie, grazie, è vero, Liliana. Hai veramente riconosciuto un tratto importantissimo, tanta pazienza che a volte non riesco a trasmettere per radio, quindi non si capisce immediatamente. Allora, Liliana, tu sei stata già nostra ospite, abbiamo parlato molto bene, devo dire, di Nexiv. Hai visto che poi nel frattempo c'è stato un passo in avanti, insomma, è stato annunciato un accordo a livello nazionale. Sono passate un po' di settimane e qual è la tua valutazione? Ancora positiva come l'altra volta? Allora, io volevo ribadire questo, sì, la mia valutazione è assolutamente positiva, anche alla luce delle polemiche che ho letto su Giornalai d'Italia. Io spesso non intervengo, Sì. semplicemente perché non mi piace, diciamo, perdere tempo a scrivere dietro una tastiera, preferirei, ecco, che magari le persone mi contattassero e mi metto a disposizione se c'è qualcuno che mi vuole fare qualche domanda e vuole sapere di più. Perché effettivamente il profitto c'è. Ecco. C'è ed è tangibile, si vede, non solo per chi come me ha la giacenza, per chi come me potrà avere la giacenza che dicevamo l'altra volta, quindi abbiamo queste buste in giacenza e la gente le viene a riprendere. Però c'è il profitto, c'è anche e soprattutto vendendo la raccomandata. E sto, diciamo, ecco, non sto a livelli della posta, però vedo la gente comunque viene, la gente fa le raccomandate e sto alzando il guadagno, ecco, quello sì. Ecco, Sono stata. in una zona la tua, insomma, che non è così centrale, insomma, c'è un po' di movimento, No, ma. io sto in periferia, sto proprio estrema periferia, quasi all'altezza del raccordo anulare, sì, sto proprio esterna. Ecco, e allora ti chiedo un'altra cosa, anche per cercare di inquadrare bene, questa attività nuova. Diciamo, l'atteggiamento della clientela qual è? Sia in riferimento alla novità, sia anche in riferimento al fatto che comunque magari qualcuno degli avventori non è mai entrato in un'edicola o lo fa raramente e quindi acquista qualcos'altro, com'è l'andazzo, diciamo così. Prego, Aspetta un attimo, scusami. prego. No, no, stai lavorando per Sì. carità, c'è assolutamente la priorità su questo Allora, rispetto. scusami, mi dicevi? No, no, ti dicevo appunto, se hai potuto meglio valutare, registrare, diciamo così, l'atteggiamento della clientela, perché si diceva uno dei piccoli vantaggi che questa nuova attività è di portare verso l'edicola persone che magari prima non si avvicinavano. E poi volevo capire appunto qual è la loro reazione rispetto alla novità, perché sicuramente una novità importante nella vita quotidiana di tutti i giorni. Fabio, scusami un secondo, ti devo lasciare un attimo, mi vuoi Sì, aspettare? no, no, Arrivo assolutamente,30 secondi, arrivo ti subito. aspetto tranquillamente. Noi Grazie. intanto appunto continuiamo questo collegamento. Tra l'altro, la cosa che voglio sottolineare è che Radio Rete Edicole sta andando avanti per quanto riguarda i sondaggi. Quindi ne faremo uno questa settimana, sempre in collaborazione con il Sinagi, sempre in collaborazione con gli edicolanti che fanno parte di questa prima lista
di volontari e avrà come oggetto appunto i prodotti editoriali, cioè in pratica, detta in una battuta, la stampa italiana. E vedremo di capire bene qual è l'atteggiamento dell'opinione pubblica in un momento di grandi trasformazioni. Comunque domani daremo altri particolari. Approfitto di questa breve pausa per parlarne, per annunciarlo. È una notizia perché ancora non l'avevamo comunicato. Pronto Liliana? No, ancora da fare, quindi come dire, devo continuare ad occupare lo spazio. Vi volevo segnalare che a proposito dei rapporti con la pubblica amministrazione c'è stato qualche movimento. Sì, pronto? Pronto? Sì, eccomi, Eccomi, sono sì, ritornata. perfetto. Allora, Allora, dicevamo sì. sull'effetto sulla gente, mi dicevi, no? Sì, esatto. Allora, diciamo, la maggior parte sono un po' stupiti perché non sanno bene di che cosa stiamo parlando, però una volta che gli viene spiegato il funzionamento, diciamo, sono molto soddisfatti perché comunque non devono andare. Siccome parliamo di Roma, a volte devono andare da una parte all'altra della città, no? E quindi di Sì. conseguenza magari si trovano un po' impossibilitati. Invece così, magari avendo un punto di giacenza per ogni CAP, la zona è circoscritta e quindi sono più contenti, diciamo, di venire a ritirarla in edicola, ecco. Senti, diciamo così, uno degli elementi di valutazione di questa novità era proprio legato al fatto che si sarebbero accostati all'edicola nuovi clienti. Tu hai Sì, ho potuto valutare questa cosa? potuto valutarla sì, soprattutto guarda a settembre, ti ho detto ecco ci siamo sentiti per l'estate Sì. e diciamo avevamo cominciato da poco e non riuscivo a vedere, sai l'estate è un periodo un po' morto, no? Certo. E quindi non riuscivo a vedere diciamo l'afflusso della clientela. E in realtà a settembre ecco mi è arrivata la giacenza questa mattina e ho avuto di giacenza diciamo 900 buste. Sì. E non le ho consegnate tutte ovviamente, però diciamo una buona parte, anche se sono 200-300 o 400, comunque sono 400 persone in più che al mese entrano in edicola. E di conseguenza, anche se non spendono tutte e se la metà, diciamo, siamo positivi al 50% ti porta un euro per dire, no? Sì. Cioè, viaggiamo intorno ai 200 euro al mese in più, sicuri. Senti, allora ti faccio una domanda, anche perché sei giovane e quindi vale la pena un po' chiederti questa cosa. Che cos'è che ti ha spinto di più verso questa nuova esperienza? Allora, la cosa che mi ha colpito subito, che io sono andata quando hanno fatto l'assemblea al Sinaggi, sono andata e c'erano anche altri colleghi che non hanno aderito, nessuno quel giorno, io sono stata la prima e l'unica, almeno per il momento, ad essere attivata. E la cosa che mi ha colpito è quando hanno parlato del CAP, cioè nel senso della giacenza di tutto il CAP. E parlavano, ecco, si viaggiava intorno alle 600 buste al mese, dalle 600 buste in su, ecco, a settembre sono arrivata a 900, quindi io lì per lì mi sono fatta due conti, ho detto, dico, cioè, anche se non vengono tutte a ritirare, qualcuno dovrà ritirare queste buste, quindi c'è cioè, tutta gente che entra in più. Io sono andata oltre a quanto mi davano al mese quello. Ho pensato Certo, più allo sviluppo che potesse avere questa iniziativa, capito? Perché poi tanti ritornano. E quindi tanti contestualmente al ritiro magari fanno un'altra cosa, addirittura mi è capitato gente che contestualmente al ritiro fa raccomandate. Io non so, cioè non voglio essere positiva per forza, però effettivamente c'è cioè, un ritorno di cassa, c'è ed è pure, oh, a me mi fanno comodo, poi non lo so, No, no, che ma dire, no, no, ma cioè, questi io tempi. È bello, insomma, vedere pure gente nuova, gente che viene in più, gente che non hai mai Esatto. visto, che comunque è contenta, magari con un sorriso te la conquisti, ecco. Hai potuto valutare l'aggravio, diciamo così, sul tempo di lavoro, la fatica, cose di questo, l'impegno, cose di questo genere? Allora, io il tempo da dedicare è veramente poco.
è ovvio che rispetto al dare il quotidiano o alla rivista ci vuole quel minuto in più, insomma, perché comunque bisogna registrare il documento e cercare la busta. Però ti posso assicurare che, insomma, cioè, quel minuto in più lo aspettano tutti, non è veramente E poi non sono concentrati, cioè non è che vengono 100 persone tutte insieme. Certo. Vengono nell'arco della giornata, può capitare che ci stanno due o tre persone, ecco, massimo mi è successo che ci stanno due o tre persone che aspettano, però in realtà cioè, è gestibilissima come cosa. Bene, Ovvio, allora. cioè, per chi sta in difficoltà, che comunque sta dentro l'edicola e non vede passare nessuno, io quello intendo, perché poi a me una collega mi ha detto io lavoro, non ho tempo di sto appresso le buste. Ognuno se guarda, io gli ho detto beata te che tu lavori, che vendi ancora al quotidiano, ho detto io avevo questo momento di crisi, non sapevo come fare pubblicità, non sapevo come far entrare la gente e ho arricchito i servizi, poi te l'ho detto che mi sto dirigendo verso i servizi, no? Sì, certo, ne avevamo parlato. Sì. Bene, allora, questa ci sembra una valutazione importante e tu, devo dire, l'hai spiegata senza spreco di parole e mettendo l'accento appunto sugli elementi centrali. Io volevo dedicare questa seconda parte dell'intervista, insomma, della chiacchierata che ci facciamo con gli edicolanti, cercando di capire. Insomma, se hai seguito un po' l'approvazione della legge di riforma, Sì. sembra che in queste settimane stia un po' cambiando l'aria. Sicuramente non è tutto rose e fiori, però sicuramente si apre una fase nuova. Ecco, volevo capire se tu l'hai avvertita, se guardi con un po' di speranza, insomma, nei prossimi mesi a questa attività, soprattutto per quanto riguarda i rapporti con gli editori e con i distributori, che rimangono il nodo più importante. Allora, io la legge l'ho letta e insomma mi sembra che sì, si stia andando verso diciamo, un po' una rivoluzione del sistema, ecco, non proprio radicale, però ci siano delle basi, quantomeno ci sia una legge che definisce il nostro rapporto col distributore, soprattutto quello mi interessa perché cioè, ho toccato con mano gente disperata che veniva da me a comprare le cose perché purtroppo era stata sospesa dal DL. E devo essere sincera, mi è successo pure a me una volta che mi ero dimenticata per motivi familiari, per motivi familiari mi sono dimenticata di dare l'assegno e sono stata sospesa all'istante. Certo. Quindi sì, è bene che ci sia una regolamentazione, io poi fondamentalmente cerco sempre di essere positiva di mio. Perché, diciamo, essere positivo aiuta anche a affrontare, insomma, i problemi, no? Che Sì, no, no, sono certo. tanti e che, insomma, è difficile, ecco, sì. Senti, in questa politica dell'innovazione che tu hai abbracciato per cercare di aumentare, insomma, il movimento intorno all'edicola, c'è qualche altra idea, insomma, a cui stai pensando? Guarda, io già ho visto l'MDIS che si sta muovendo con i punti di tiro, però diciamo, anche lì è da vedere perché ci sono delle clausole assurde sul contratto che io ho letto, però insomma, boh, speriamo che qualcuno si muoverà in favore nostro. E non ho aderito a questo, però sono già TNT Point da credo un paio d'anni. E quindi c'ho anche il punto di ritiro mio, tra virgolette, che mi è stato proposto anni fa dalla TNT e c'ho insomma anche l'agenzia dei pacchi. Senti, l'ultima cosa riguarda i fumetti, perché ne parliamo spesso qui in radio, anzi abbiamo ripreso a parlarne. Potrebbe essere un argomento che ti interessa, rispetto al quale, non so, hai delle preferenze particolari, hai una clientela particolare in zona? Allora, guarda, a me il fumetto è un argomento a cui mi sto dedicando anche, Ah, bene. diciamo,
di straforo, tra virgolette, nel senso che è un argomento che mi comincia a interessare perché vedo che comunque è un prodotto che tira ancora.